Non ci sta. Cristian. Cristian, dopo anni di delusioni, di beffe, la beffa è stata restituita. Sì, è stata restituita la beffa, è stato finalmente, siamo riusciti a vincere un derby e l'abbiamo vinto penso anche in maniera meritata, andando sotto, e dopo dei derby persi era anche difficile per noi ribaltare il risultato, siamo qui appunto sotto di un gol dopo 4 minuti di gioco. Abbiamo dimostrato un'altra volta di avere grande voglia, grande carattere, di essere una grande squadra e soprattutto avevamo una grandissima voglia di far felici i nostri tifosi, perché se lo meritavano. Sappiamo benissimo che è una partita a cui tengono in maniera particolare. E poi siamo anche felici per il nostro allenatore, perché in questi giorni si è parlato di lui e abbiamo voglia anche di questo. Un secondo tempo di pressione continua, ma due pali e la palla che non voleva entrare, hai pensato a una maledizione? Abbiamo pensato che come ogni volta dovevamo conquistarci la vittoria in tutte le maniere possibili e immaginabili, non ci ha mai regalato niente a nessuno e neanche oggi, e quindi siamo ancora più contenti di aver vinto questo derby. La tua è stata una prestazione straordinaria, Alice. Ma guarda, la squadra ha fatto una prestazione straordinaria. Io penso sempre che bisogna sempre parlare della squadra e non del singolo. Il singolo diventa forte quando la squadra è forte, se no un giocatore da solo non può fare la differenza. Senti, importante per il morale ma anche per la classifica, la Lazio è un punto dal primo posto. Dico la verità, oggi è importante per il morale, la classifica non me ne frega niente. Mi interessa aver vinto un derby in maniera meritata, aver chiuso la bocca a un po' di persone e sono molto felice. Quanto pensi che... Potrebbe anche essere, però sono rimasti in 10. Anche noi altre volte nel derby, forse con qualcosa di diverso, con qualche decisione diversa, magari non avremmo perso. Senti, c'è... Col secco in mano non si va da nessuna parte, col secco in mano abbiamo perso dei derby, oggi hanno perso loro e siamo stati bravi noi. Cristian, perché il derby è una partita particolare, soprattutto il derby di Roma. E vincerla così all'ultimo minuto è una gioia incredibile. Ce la siamo cercata, ce la siamo meritata questa vittoria e siamo contenti. Abbiamo visto anche il mister, direi, a raggiungervi, è stata una gioia indescrivibile, avete festeggiato insieme i tifosi, ecco cosa significava dentro lo spogliatoio questa vittoria? Questa vittoria da morale, da fiducia, questa squadra ha grande qualità. È normale che veniva da una serie di derby persi anche in modo abbastanza fortunoso, quindi stasera diciamo che la fortuna ci ha dato un attimino la nostra parte. Dal punto di vista del gioco, una gara difficile anche subito sotto nel punteggio, gestita con qualche patema d'animo, nel finale però siete usciti voi. No, diciamo che con l'uomo in più abbiamo fatto una partita, a parte qualche ripartenza loro abbiamo sempre mantenuto il possesso palla e creato diverse occasioni di gol. Poi il palo, diverse parate di Stekelenburg non ci hanno fatto passare in vantaggio, poi alla fine quando nessuno se l'aspettava Miro l'ha buttata dentro. Grande gioia. Federico, una vittoria importante per il morale ma anche per la classifica, Lazio ha un punto dal primo posto. Certo. Questa partita, oltre il fattore emotivo che è un derby, ha portato anche 3 punti che fanno classifica e ci portano lì davanti dove anche noi possiamo dire la nostra. Per te è il primo derby, cosa ha significato vincerlo subito? Diciamo che dopo un anno difficile è ancora più bello, perché quando stai fuori un anno senza sapere il perché, questa vittoria ti dà ancora più soddisfazione. Senti, chiave futura, quanto può incidere questo derby nel cammino della Lazio, sia in Europa League che nel campionato? Noi viviamo adesso giornata in giornata, di sicuro questo derby da morale, da consolida il rapporto che abbiamo con i nostri tifosi che volevano un riscatto dopo i 5 derby persi, quindi siamo contenti di averli fatti gioire e speriamo di toglierci tante altre soddisfazioni. Ma nello spogliatoio si era parlato delle parole di Totti contro Leia, vi ha caricato questo?
Ma sì, l'abbiamo sentita, è normale che tante volte si fanno delle battute, poi è il campo che parla e questa sera abbiamo fatto vedere di essere una grande squadra. Grazie. Queste erano le parole di Federico Marchetti.